Ciao a tutti, sono Cactus del blog Oltre l'Ostacolo. Mi trovo un'altra volta qui a Velo Veronese con Roberto per fare la ricognizione del percorso classico, ossia 40 km, che tra l'altro corrispondono ai primi 40 km della marathon, per cui siamo esattamente al bivio. Come potete vedere, classic a destra, finito il classic, si ripassa di qua. E chi fa il marathon continua da questa parte, terminando poi il giro 30 km dopo. Adesso faremo il giro. Siamo in un tratto d'asfalto che dura per un tot. Al termine del tratto in asfalto e l'inizio dello sterrato faremo un'altra registrazione. A più tardi. Eccoci qua, dopo 4 km e mezzo più o meno di salita asfaltata dalla partenza, siamo arrivati qua, nei pressi di Contrada Gaspari. La salita, eccola là, è asfaltata bella larga, permetterà la selezione alla partenza, si potranno cominciare a creare i primi trenini, i primi gruppetti. Dopodiché 4 km e mezzo arriviamo qui, e su giù discesa sempre asfaltata, potete vedere, ci sentiamo più tardi per passare. Eccoci qua, brevissimo tratto in asfalto dopo aver mollato la salita, praticamente semi asfaltato, ed eccoci qua, un paio di curve, inizio dello sterrato. Proseguiamo. Piccolissima variante rispetto al tracciato originale: dopo aver passato Malga Marianne, diventava semi asfaltato, si prosegue per poco e si arriva a prendere questa deviazione che ci porta a riagganciarci al percorso originale. Vedete, un passaggio nel bosco con queste specie di cespuglietti. Bisogna soltanto fare un po' attenzione e ci si diverte. Il tratto sui prati è terminato, divertente, una sorta di gincana in mezzo ai cespuglietti bassi. Dopodiché siamo arrivati qui e adesso scendiamo giù nel bosco, una bella discesa, molto simpatica. A più tardi. Siamo al 10º chilometro. Rispetto alla ripresa precedente abbiamo terminato la discesa, quella nel bosco. Avete visto un attimino Robby proprio all'inizio. Robby vi sta mostrando il bosco, la discesa. Attenzione che la discesa non è assolutamente semplice, per cui fate molto all'occhio. Tratti smossi e in certi punti forte pendenza, quindi attenzione. Eccoci qua, Contrada Maregge, 14 km circa dalla partenza. Rispetto all'ultima ripresa, quindi dopo aver fatto la discesa che avete visto, si prende un single track nel vero senso della parola, per cui consiglio agli impazienti di avere un attimo di pazienza, perché è breve. Poi si arriva a un cancello, la strada si allarga più o meno così fino a qui, Contrada Maregge. Noi praticamente veniamo da lì, dove vedete il bosco in fondo, giù in basso. Adesso prendiamo un pezzo di asfaltata e poi riprendiamo lo sterrato verso Bocca di Selva. A più tardi. Eccoci qua, dopo essere arrivati a Maregge, abbiamo preso l'asfaltata, breve tratto di asfaltato, svolta a destra, ed eccoci qua, nel bosco, sempre dritto. Ci sentiamo a Bocca di Selva.